Tutti quelli che vengono dal secondo canale hanno visto il video della spesa. Ora sono qui oggi per vedere il mio allenamento giù in home gym come promesso. Ho finito anche di mangiare, è passata anche qualche oretta, quindi ora è arrivato il momento di allenarsi. Sarà anche un video con pochi tagli, realizzato soprattutto per quelli che amano l'allenamento. Beh, ora basta chiacchiere e andiamo giù ad allenarci. Allora, ragazzi, eccomi qui nella mia amata home gym. Fa un po' caldo. Lì dietro, infatti, come vedete, ho acceso il condizionatore. Quindi dobbiamo iniziare dal nostro amato squat. E per farlo mi devo prima riscaldare. Quindi prendiamo, spero si veda tutto, ho messo il grandangolo. Prendiamo un disco da 10 kg. Eccolo qui. Questo, e iniziamo a fare un'accosciata e a rimanere qui in isometria. Questo serve per riscaldare le articolazioni e per arrivare in accosciata massima. Guardate sotto il parallelo. Stiamo circa una trentina di secondi. Ok, ho messo tutto. Quindi iniziamo con 75 kg. Ogni serie dovrò andare ad aumentare il peso. Arrivato a un peso alto e l'esecuzione inizia a rallentare, lì devo fermarmi. Lo squat ovviamente sarà ai bar, quindi barra alta e non low bar bassa. E non posso andare oltre le 3 ripetizioni. Ogni serie devo fare 3 ripetizioni. Quindi barra alta qui. Ora andiamo, facciamo il salto a 105 kg. Allora siamo a 105 kg. Andiamo. Anche questa è abbastanza facile. Ora credo di fare un salto di 20 kg. Farò sempre per adesso un salto di 20 kg. Quindi 105 più 20, 125 kg sul bilanciere. Quindi tolgo il giallo e metto un'altra rossa. Inizia a fare sempre troppo caldo. Nonostante ci sia l'aria condizionata, sto sudando già tantissimo e vedrete anche a fine allenamento. Comunque avete visto il video a pochi tagli e vi ho detto perché questi video saranno così. Vedrete il mio allenamento vero e crudo. Ok. 125. Facile. Direi ancora salto di 20, 140 e si va. Dalla prossima serie inizierò a mettermi la cintura. Anche perché high bar rispetto a low bar è molto più difficile, ragazzi. Va più qui sul quadricipite e si utilizza meno la schiena. Quindi dei 145 kg cintura. Ok, 145 kg. Come detto prima, mettiamoci la cintura e andiamo.
Perfetto. Devo aumentare l'aria condizionata perché mi sta facendo caldo. Sempre più caldo ogni sera che faccio. Mettiamo a 3. Ok. 165 sarà il prossimo carico. Tra l'altro dovete sapere quanto è comoda questa cintura. Comunque da qui, da quest'altro telefono prendo la pausa. Mi sto facendo ora, vado sui 3 minuti di pausa. Lo squat e bar, ragazzi, fa fare fatica. Molto meglio lo bar. 165. Guardate, ho cambiato anche i dischi. Concentrazione, dai. Come vedete sto mantenendo sempre 3 ripetizioni, aumentando il carico. Ok, adesso basta fare i salti di 20 kg e facciamo i salti di 10 kg per volta. Quindi da 165 ora andiamo a 175. 175. Ok ragazzi, andati bene, aumento di un altro 10 kg e penso di fermarmi a 185. Quindi adesso faccio la pausa e noi come sempre ci becchiamo dopo. Ok ragazzi, è andata. Adesso devo fare il back off, devo scaricare il carico, devo prendere il 90% di questo carico qui e fare un 5x3. Vi faccio vedere solo una serie, anche perché qui devo utilizzare lo stesso carico. Vi faccio vedere solo queste ragazzi, tanto oggi avete visto abbastanza serie di squat. Ho solo squat perché è sabato. Siccome io sono uno che segue la scheda, l'allenamento di oggi finisce qui. E semmai una prossima volta, quando anche la panca, oppure quando ho anche lo stacco, posso portarvi. Quando le cose ce l'ho insieme, ve le porto insieme. Siccome oggi nella scheda ho solo squat, devo rispettare la scheda. Non posso mettermi a farmi a fare panca così a caso. Siccome l'allenamento è già finito, vi mostro delle cose che ho in backstage, cioè dietro le quinte, che non avete visto. Qui è il mio quaderno, dove prendo tutti appunti delle serie che faccio. Guardate, ci sono anche i giorni, giovedì, tipo venerdì, oggi è sabato, avevo solo squat.
E guardate quanti allenamenti ho fatto e quante cose ci sono scritte su questo quaderno. Penso che lo riempirò e lo finirò tutto. Poi cosa ho qui dietro? Ah, guardate questo, è davvero comodo. Ho questo Gorilla Pod che praticamente qui metto la telecamera qui sopra, c'è il telefono per esempio, e questo posso attaccarlo ovunque. Vi faccio un esempio, guarda, posso attaccarlo anche qui e si mantiene. È davvero comodo. Poi che altro qui dietro? Porto questa borsa per mettere le cose e infine questa borraccia per bere. Questa è di circa 2,5 litri. Beh, che dire. Spero che abbiamo passato un pomeriggio in compagnia. Il prossimo allenamento ci saranno, credo, 2 esercizi, perché ci sarà anche la panca. Che dire, quindi, un saluto da Gestremo. Iscrivetevi a questo secondo canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Mi raccomando, allenatevi, fate sport, perché è stupendo. Che dire, noi come sempre ci becchiamo in un prossimo video. Anzi, in un prossimo allenamento. Ciao ragazzi!